Sono Marco Salvetti, sono il presidente dell'Aido Versilia. La nostra associazione si occupa della donazione di organi. È un'associazione che chiede ai cittadini di fare una scelta per donare i propri organi una volta che uno non ci sarà più. In Italia attualmente ci sono 9.000 persone in attesa di un trapianto. Di queste 9.000 persone, soltanto 3.000 mediamente in un anno riescono a raggiungere questo trapianto. Gli altri 6.000 rimangono in attesa. Di questi 6.000 ce ne sono molti in dialisi. La dialisi è una cura che serve per sostituire le funzioni del rene. Queste persone che fanno la dialisi 3 volte la settimana si devono recare presso un ospedale, stare lì 4-5 ore e poi tornare a casa. Queste persone sono persone che ovviamente non riescono più a lavorare perché stanno 3 giorni in ospedale, 3 giorni stanno a casa, però le loro condizioni di salute in quei 3 giorni che stanno a casa non sono eccezionali. Però quelli che aspettano un trapianto di cuore o di polmoni o di fegato, quelli non hanno alternative. In Italia si sente tanto parlare delle morti del sabato sera, delle morti sul lavoro, delle morti purtroppo nelle strade, ma non si parla mai delle morti di quelle persone che sono in attesa di un trapianto. Ogni anno in Italia muoiono dai 400 alle 500 persone perché non sono riusciti a ottenere un organo da trapiantare. Noi vi chiediamo ora di fare una scelta, di pensare a questa problematica, di andare al nostro stand che si trova qui dietro il fortino, lato mare, di ritirare un opuscolo, di leggerlo, informarsi, parlare di questo problema e di scegliere liberamente se diventare oppure no un donatore. Io credo che sia un gesto di solidarietà che può coinvolgere tutti senza nessun costo, ma è soltanto un gesto verso l'umanità che ci sta accanto. In questa settimana qui si è svolta anche una settimana di autofinanziamento e di informazione. Sempre presso il nostro stand sono sempre disponibili delle piante di Anturium che con una piccola offerta potranno essere acquistate e serviranno per poi poter finanziare la nostra associazione per poter continuare il nostro lavoro. Grazie a tutti e buona giornata.